A Stefano Lenti, responsabile della rete dei consulenti finanziari di WBank Private Investment, domandiamo una sua opinione sulla indagine McKinsey sul dopo MiFID 2 e il rapporto col mondo delle reti e della consulenza finanziaria. C'è qualcosa in particolare che ti ha colpito di questa indagine? Beh, anzitutto l'indagine è andata molto bene. Devo dire che un paio di notizie mi hanno sorpreso, di informazioni che sono emerse. La prima riguarda un dato che viene letto in maniera negativa, cioè sul fatto che il 52% dei consulenti finanziari dichiara di non essere indirizzato dalla propria rete sulle tematiche che riguardano il post MiFID 2. Bene, io questo tema lo vedo in positivo. Per quanto riguarda i WBank, noi ci siamo premurati di dare formazione e informazione per quanto riguarda le normative che vengono introdotte da MiFID 2. Noi riteniamo che sia un valore non dare indirizzi commerciali a ragione di MiFID 2, ma continuare nei limiti dei cambiamenti imposti dalla normativa a lasciare piena libertà ai consulenti finanziari. Il secondo tema che mi ha colpito è questa percezione da parte dei clienti di pagare degli importi presumibilmente inferiori a quelli che sono la realtà. Allora, premesso che da parte mia sono convinto che noi parliamo di un settore dove i costi sono lo zero virgola, parlo almeno per i WBank che vende fondi alla carta e non vende prodotti strutturati piuttosto che fondi di fondi. Dall'altro lato io sono pienamente consapevole che il prezzo è una leva che ha valore solamente quando le cose vanno bene. Sono anche convinto che quando il cliente capirà che la variabile non è il prezzo, almeno nel nostro settore, ma è il livello consulenziale, effettivamente questo concetto sarà vissuto in maniera molto più positiva. Il tema, il nodo delle remunerazioni era sentitissimo, ovviamente è una categoria di lavoratori autonomi quali sono i consulenti finanziari. Tu come lo vedi? Effettivamente dopo la MiFID 2 ci sarà una drastica riduzione dei guadagni dei consulenti oppure invece le cose potrebbero essere meno negative, no, per questa categoria professionale? Io non credo che cambierà moltissimo. I veri attori di questo cambiamento o non cambiamento sono i consulenti finanziari. Penso che all'inizio i margini potrebbero contrarsi più per un fattore di paura che per un fattore di reale necessità. Mi spiego meglio. Io sono convinto che non ci sarà un abbassamento del prezzo per il cliente finale per renderlo più equo, perché quello è già equo oggi. Il rischio è che qualche consulente finanziario possa fare l'errore di iniziare a svendere la sua professionalità. Quindi io penso che le aziende dovranno lavorare fortemente sulla consapevolezza del ruolo e dare consapevolezza al fatto che questa è una professione, dopo i medici, forse l'unica, dove il lavoro del consulente fatto bene incide in maniera determinante sul futuro dei nostri clienti. Scusami, svendersi in che senso? Perché è autonomo nel pricing del consulente finanziario. Allora, diciamo che il consulente finanziario sotto certi aspetti ha una sua autonomia e questa riguarda sia la possibilità di scontare le commissioni di sottoscrizione dei fondi, sia sul fatto che in una politica di consulenza con le fee on top vi è ovviamente una banda entro la quale il consulente finanziario può muoversi. Per esperienza noi ci siamo resi conto che il consulente finanziario spesso già in passato scontava le commissioni di sottoscrizione, ma questo non era uno scontare il valore del fondo che stava vendendo, ma era svalutare il valore della sua consulenza. Grazie mille.